strada della discordia, sempre più una questione politica. La variante di Gimarra continua a far parlare di sé, e non soltanto per l'agguerrita battaglia messa in campo dal comitato contrario alla sua realizzazione. A farsi sempre più decisa è anche l'opposizione al progetto da parte del Movimento 5 Stelle fanese, che dopo aver raccolto anche la bocciatura del senatore pentastellato Mauro Coltorti, in questi giorni ha ribadito il suo no verso una strada che nascerebbe per alleggerire il traffico verso Pesaro, ma che di fatto non farebbe che convogliare le auto sulla statale. 3 anni fa il sindaco Seri e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci avevano firmato un protocollo d'intesa in cui tra gli obiettivi c'era quello di collegare le opere compensative di Fano con gli interquartieri di Pesaro, o all'altezza di Muraglia, come si riuscirebbe a fare con l'importo di 20 milioni, oppure fino all'altezza di Santa Veneranda, come si potrebbe fare utilizzando magari le risorse che verranno a breve dall'Europa. Quindi ecco, da parte delle altre città, da parte della città di Pesaro ci sarebbe stata tutta la disponibilità a fare un ragionamento di questo tipo, ma il comune di Fano ha scelto per la via più breve, la via più facile, ma sicuramente la strada meno vantaggiosa e meno utile, e anzi più dannosa per la cittadinanza. Lo Stato ha stanziato 20 milioni di euro per la regione Marche che gli ha girati al comune di Fano, ma il comune di Fano ha deciso di sprecarli per la variante di Gimarra, che riporta tutto il traffico sulla statale adriatica, quindi completamente inutile e dannosa, perché sbanca le colline più belle di Fano senza appunto risolvere alcun problema, perché non ha assolutamente il pregio di liberare la città dal traffico, ma si limita a spostare i flussi all'interno della città, e addirittura rafforzerebbe il ruolo dell'interquartiere di Fano come circonvallazione, un ruolo che però non le è congeniale, perché l'interquartiere è troppo interna alla città. I 5 Stelle hanno ricordato quella che sarebbe stata, secondo loro, la soluzione ideale, vale a dire la realizzazione di una vera e propria circonvallazione esterna, che a detta dei pentastellati sarebbe costata meno e avrebbe risolto davvero il problema della viabilità. La nostra proposta era molto diversa, perché innanzitutto non consisteva nel buttare 20 milioni per un tratto di strada di 3,5 km, ma avrebbe dato uno sbocco sia a nord ma anche a sud, quindi alle frazioni di Fano Sud, alle opere compensative. Opere compensative che attualmente sono inadeguate, sono irrazionali e quindi sono poco utilizzate dai fanesi e in generale dagli utenti, ma appunto avendo degli sbocchi sia verso Pesaro sia verso sud, invece potrebbero acquisire un senso di circonvallazione esterna alla città per drenare il traffico di attraversamento da Fano e allontanarlo veramente dal centro abitato e dalla cinta muraria. Questa proposta costava, secondo le stime fatte dalla stessa amministrazione comunale, molto meno della variante di Gimarra, costava 7,7 milioni per la parte nord. Secondo le nostre stime, con 20 milioni avremmo risolto quindi sia il collegamento verso nord sia il collegamento verso sud. E solo a seguito della realizzazione di una vera circonvallazione esterna si sarebbe poi potuto completare il tracciato dell'interquartieri fanese, appunto a seguito dell'alleggerimento dei flussi che sarebbero stati drenati dalla circonvallazione.